Oi boh, ci sarà qualche problema. Ci vedo una sega. Signore e signori, buongiorno. Se state vedendo questo video, i motivi principali sono due. Uno, avete avuto il mio stesso problema. Il secondo è che non ci avete un cazzo da fare, quindi la cosa mi piace. Vabbè, a parte ciò, 3 anni fa ho installato il mio primo assetto, e anche l'ultimo per il momento, della FK Automotive, visto che ogni tanto qualcuno me lo chiede. È il fratello, barra cugino, barra concorrente, rivale sul mercato del Max Speeding Roads. Sto scherzando, bisogna fare un po' di murismo alle 7 di mattina. E diciamo che negli ultimi 2 anni, 2 anni e mezzo, non mi ha mai dato problemi comunque significativi. Ha sempre fatto il suo lavoro e tutto bene. A un certo punto, però, quando cominciavo a sterzare, sentivo dei rumorini tipo clic cloc 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 clic 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 pim 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 scaribim pum tum. E quindi ho detto, oi boh, ci sarà qualche problema. E allora ho provato ad analizzare bene il problema e ci sono pochi video a riguardo comunque, anche perché provate voi a digitare su YouTube sospensioni che fanno clink clon clunk, non so quanti risultati pertinenti vi saltino fuori, ma comunque sono riuscito a trovare una soluzione a questo problema. In poche parole, come funziona il tutto? C'è la sospensione, proprio questa, che nella parte alta, ovviamente sto parlando della sospensione delle sospensioni anteriori, quindi che sono soggette allo sterzo quando si fa manovra. Nella parte superiore del tutto il complesso dell'ammortizzatore c'è un cuscinetto. Questo cuscinetto permette alla molla di ruotare insieme alla parte inferiore della sospensione durante la fase di sterzo, mentre appunto la parte superiore, superiore, superiore è fissata al telaio, senza grattare niente da nessuna parte e tutto bene. Ecco, il problema appunto sta nel cuscinetto, ovvero non è ingrassato abbastanza, o comunque si è sgrassato. Di notte sono arrivati gli gnomi che hanno usato lo sgrassatore Chantecler, il gallo del pulito, e quindi non c'è più il grasso e quindi fa rumore. Quindi, per risolvere questo problema, comunque andremo a ingrassare questo cuscinetto. Per ingrassare questo cuscinetto andremo a utilizzare un grasso silicone, visto su internet che viene utilizzato spesso un grasso silicone. Questo perché alle basse temperature comunque non si secca, non si scioglie. Alle alte temperature più che altro non attira lo sporco, tanti altri benefici. Quindi noi oggi andremo a utilizzare di sicuro non un grasso silicone, perché in casa c'è già questo. È comunque uno spray che funziona a meno 35 gradi, low temperature lubricating grease, dovrebbe funzionare. È anche ozone friendly, quindi ci siamo capiti. Detto ciò, voglio fare un'altra premessa che non interesserà un cazzo a nessuno, probabilmente, però vabbè. Quando andrò a smontare le gomme che ho su adesso, dovrò per forza, tra virgolette, montare le gomme invernali con le gomme termiche, vabbè, le 4 stagioni, che mi erano già state fornite quando ho acquistato l'auto. E questo per due motivi, penso. Il primo è che, vabbè, ce le ho lì, meglio sfruttarle prima che marciscano a gratis quando sono praticamente nuove. La seconda motivazione è che non ho voglia di girare con le catene in macchina per niente. Weight reduction, bro. E il terzo motivo voglio vedere se riuscite a indovinarlo prima che io tiri giù gli pneumatici, cioè le ruote, scusate. Detto ciò, cominciamo subito. Come on.
motivo sono proprio questi qua, perché ovviamente questo qua è ancora integro, ma ce ne sono un paio che se li tiro giù si desfano, si distruggono. Questo perché sono in plastica e col caldo freddo, te lasciarla fuori la macchina, si sono lasciati andare. Quindi mi sa che il prossimo upgrade saranno in alluminio e vediamo se funzionano. E penso che anche il prossimo acquisto sia un guanto nuovo. Bonjour. Allora, andando a vedere quello che ci interessa a noi, qui ci interessa a noi la parte lì sotto. La parte di sotto, questo perché là c'è una specie di cuscinetto che può variare da varie tipologie di sospensione, che dipende dalle varie case produttrici. Fatto sta che c'è comunque un cuscinetto che permette di far ruotare sia la molla che proprio lo stelo della sospensione insieme allo sterzo quando gira. Infatti, se adesso noi provassimo a ruotare lo sterzo, possiamo notare che il corpo sotto ruota perché lo sterzo ruota, ma la molla diciamo che rimane fissa o comunque fa molta fatica a ruotare. Infatti noi andremo a mettere un po' di grasso là sotto al cuscinetto, così ripristiniamo un po' tutto il funzionamento originale come deve essere. Ah, mi stavo dimenticando di dire che è necessario coprire nel dubbio un po', ovviamente non con questo panno zozzo, ma con qualcosa di più bello, di coprire un po' quello che è il disco, onde evitare che un po' di grasso vada sul disco e o sulla pastiglia, onde evitare appunto spiacevoli inconvenienti in caso di frenata. Ci vedo una sega. E luce fu. Sembra sia già quasi pronta per fare un po' di drift. Wow! Dopo aver provato a fare anche un paio di sterzate, penso che vada già meglio. Quindi mi sa che ne metto ancora un po', aspetto che faccia effetto e speriamo effettivamente funzioni anche nel tempo. E dopo aver fatto ciò, passo ovviamente all'altra. Ovviamente l'ideale sarebbe quello di smontare l'ammortizzatore, smontarlo completamente, mettere il grasso dappertutto e poi rimontarlo. Ma siccome diciamo che qua il tempo scarseggia e la voglia di rifare la convergenza idem, proviamo così e vediamo se funziona. Poi tra, non so, qualche giorno tiriamo un po' le conclusioni. Ah, piccolo spoiler del prossimo video. Forse hai già visto anche troppo. Poi un altro inconveniente che si ha in questi casi è che vi ritroverete molto probabilmente, non se riesco a far luce, che vi ritroverete che si sghiera da solo l'assetto e diciamo che non è la migliore delle cose, ecco. Piccolo aggiornamento, ho finito anche l'altra sospensione. Mi sa che è meglio muovere un po' le chiappette perché sta cominciando a farsi buio e è meglio non scherzare con il buio. Ma quanto fa drift car il fatto che dietro c'ho i cerchi di un tipo e davanti di un altro. Anche se normalmente dovrei mettere magari i cerchi top al posteriore e quelli un po' più belli all'anteriore. Però vabbè, tanto non è da rischiare, spariranno anche i JR al posteriore a breve. Appena finito di fare tutto, mi raccomando, ricordatevi dopo di gonfiare le gomme, perché almeno le mie erano sgonfie e sfuc. Detto ciò, qui da Eminem è tutto, ora la parola va a Ema F del futuro. Grazie per la linea MF del passato. Sì, sono ancora qua. Allora, devo dire che dopo una settimanina buona di utilizzo della macchina e di sterzate, parcheggi, solite cose, insomma, devo dire che non è più rumoroso come prima, quindi diciamo che abbiamo ridotto dell'80 o addirittura 90% buono tutto questo rumore che fa in fase di sterzo. Mi sono dimenticato di dirlo all'inizio, ma comunque questo problema di sospensioni rumorose non avviene soltanto con assetti abbastanza cinesi o comunque economici, può capitare a qualsiasi ammortizzatore, che sia di serie, quindi stock, che sia cinese, che sia super, anche se la vedo dura, però sono comunque tutti ammortizzatori con in cima un cuscinetto, quindi anche loro potrebbero essere affetti da questo problema. Fatto sta che comunque abbiamo praticamente annullato tutti i vari cigoli, rumore, clink clon clunk,
durante le fasi di sterzo, quindi mi sento abbastanza soddisfatto e anzi proverò ancora a dargli un po' di grasso mentre magari qualcun altro sta sterzando, così che magari il grasso riesca a penetrare meglio all'interno del cuscinetto. Bene, e anche il video di oggi è terminato. Mi raccomando, se questo video vi è piaciuto e vi è stato utile, ricordatevi di lasciare un bel mi piace e iscrivervi al canale se vi piacciono questi contenuti. Noi ci rivediamo in un prossimo video. Ciao! We are like the bunnies, we are like the glue.